Ciao a tutti amici di Punto Metallo, oggi voglio parlarvi di questo avvitatore Einel. Vediamo cosa vi arriverà in caso di acquisto. Questa è la valigetta, piccola quindi è anche facile da poter riporre in qualsiasi spazio. Nella valigetta troviamo l'avvitatore per eccellenza da tenere in casa, all'evenienza utile per qualsiasi piccolo lavoretto. È molto compatto, molto maneggevole e soprattutto leggero, quindi non ci stancheremo mai ad operarlo. Pesa poco più di un giravite, solo che è molto più rapido, più veloce e anche più potente delle nostre mani. Abbiamo la frizione regolabile da 1 a 17 posizioni. Poi abbiamo la modalità foratura dove la frizione è disinserita. Due velocità meccaniche che sono importantissime perché la seconda velocità è utilissima in caso di foratura e la prima velocità è utilissima in caso di avvitare delle viti per stringerle con una coppia di serraggio idonea al lavoro che stiamo facendo senza dover ricorrere al giravite a mano. Ecco, le due velocità ci consentono di far ruotare il mandrino a 350 giri al minuto la prima velocità e a 1350 giri al minuto la seconda velocità. E il mandrino può accogliere una punta fino a 10 mm di diametro. E con questo avvitatore ci vengono fornite due batterie a litio da 12 volts e una capacità di 1,3 ampere. Le batterie sono queste qui, nella valigetta abbiamo spazio per riporre ordinatamente tutte e due le batterie. Abbiamo sempre il LED che illumina il punto di lavoro, abbiamo il potenziometro sull'interruttore che ci consente comunque sia di regolare la nostra velocità di avvitatura e poi abbiamo una cosa molto importante perché è un parametro importantissimo di qualsiasi avvitatore, il caricabatterie rapido, perché avendo un caricabatterie rapido noi con la seconda batteria riusciamo a lavorare in continuo, cioè nel momento in cui stiamo scaricando la batteria con cui stiamo lavorando, avremo messo in carica la batteria che abbiamo già scaricato, che si ricaricherà. Vediamo come si comporta il nostro avvitatorino da casa, diciamo, perché l'ho voluto sminuire chiamandolo da casa, nel forare un foro 6 un tubo da 2 mm di spessore.